Per la prima volta al mondo è stata realizzata una mostra caleidoscopico universo delle rappresentazioni del vino nell'arte attraverso i secoli. Evento organizzato da Villaggio Globale International, Schira Editore, Provincia Autonoma di Trento, Museo d'Arte Moderna di Trento e Rovereto, Verona Fiere, Comuni di Verona, Museo Statale Remitage e MART. Opere d'arte, pittura, scultura e arti decorative in 84 opere da oltre 90 prestatori italiani e stranieri e un comitato scientifico tra studiosi e curatori per creare alla Gran Guardia di Verona un evento attraverso un viaggio affascinante che nasce dall'incrocio tra due eccellenze, due punte di diamante della nostra cultura e della nostra storia, due simboli dell'Italia nel mondo, l'arte e il vino. Dal sacro al profano, confirme che hanno fatto della pittura italiana il culmine dell'arte di tutti i tempi. Una sezione della mostra Arte e Vino è dedicata al sacro, con raffigurazioni di episodi del Vecchio e Nuovo Testamento. Una lettura sulle molteplici espressioni di tanti artisti che hanno colto il significato e l'essenza del soggetto religioso. Nello stesso tempo propone un affascinante dialogo tra l'immagine del racconto e chi guarda il dipinto. Antonio Busca, pittore del 1600, ha interpretato così il racconto del Vecchio Testamento relativo alle figlie di Lot. Lot, dopo la distruzione di Sodoma e Gomorra, si rifugiò in una grotta con le figlie. Queste, credendo di essere gli ultimi esseri viventi sulla terra, ubriacano il padre per accoppiarsi con lui. Mentre Giacinto Brandi nel 1670 raffigurò l'ebbrezza di Noè dopo il diluvio. E la più conosciuta tela di Bonifacio de Piatti, detto Bonifacio Veronese, la cena in casa di Simone. Anche Luca Giordano nel 600 ha fermato sulla tela il racconto evangelico del Nuovo Testamento Le nozze di Cana. Ma Tiziano Vecellio, a metà del 500, ha dipinto e interpretato il più alto avvenimento della vita di Gesù prima della crocifissione. L'ultima cena. Dal sacro al profano, arte e vino consacra le centinaia di opere di artisti noti e meno noti che si sono cimentati nel proporre il tema del vino in tutte le sue sfaccettature. Peter Paul Rubens, nel 1640 circa, dipinse olio su tela il Baccanale. Dal canto suo, Guido Reni, nel 1550, immaginò Bacco Fanciullo. Nicolas Tournier dipinse tra il 1618 e il 1620 una delle tante riunioni di bevitori dell'epoca, incontri dallo stile ben diverso da quello di oggi. In epoche più vicine a noi, la mostra propone una natura morta di Morandi, riti di osteria di De Pero, natura morta di De Pisis e vaso, bicchiere e libro di Picasso. A
abbozzando un consuntivo sulla mostra Arte e Vino, si può dire che l'idea ha centrato l'obiettivo sull'antichissima storia del vino, abbracciando le grandi civiltà del passato, non trascurando il significato delle profonde radici della tradizione italiana.